Buongiorno a tutti. Cerco di esaudire la vostra richiesta e spiegare un attimino come funziona Google Calendar. È un'applicazione che ormai avete di default su tutti i vostri cellulari e utilizzabile su tutte le piattaforme PC e Mac. Primo requisito è avere un account Google, una Gmail. Ce l'hanno quasi tutti, perché ormai è comodo anche per condividere i dati da un cellulare all'altro quando si trasportano, perché magari cambiate o l'avete perso o quant'altro. Però, se non avete una Gmail, la create subito Questo il vostro dall'account numero di Google, telefono, ma è facoltativo, e una mail di recupero. Se avete un'altra mail, magari usate Yahoo, inseritela, perché se vi dimenticate la password, potete sempre inserire questa mail per recuperare i vostri dati. Poi vi chiede se siete donna, uomo o non lo volete specificare e andate avanti. Accettate la privacy e tutti i termini di utilizzo. Leggeteli attentamente. Se non avete un'idea di come funziona la rete, queste sono cose importanti da leggere. Accetto. Accetto. E creo l'account. Perfetto. Avanti, e questa è la vostra mail Gmail. Ora che siamo abili e arruolati, non facciamo altro che inserire nella barra di ricerca Google Calendar. Andiamo su Google Calendar e in automatico già si collegherà al nostro account Google se questo è aperto e impostato come di default. Altrimenti basterà inserire le stesse credenziali della vostra mail. Google Calendar vi darà il benvenuto e avrete a disposizione il vostro calendario privato, in questo caso Piera Di Maio, come potete vedere, dove inserire i vostri impegni privati. Questo usatelo per le vostre cose. Avete la possibilità di guardare il giorno, di guardare l'intera settimana, di guardare l'intero mese, e avete a disposizione la possibilità di inserire molto facilmente i vostri impegni privati. Ciao, anzi, scriviamo dentista, ricordando la Tiziana, dentista, ok? Questo è una cosa veloce. Se noi andiamo in altre opzioni, all'interno possiamo scrivere l'orario, a che ora sarà. Eventualmente, se vogliamo che ce lo notifichi sul cellulare o su via mail, ce lo notificherà via mail. Possiamo cambiare il colore. Poi qui vi divertite anche voi. Potete anche allegare dei documenti e scrivere una descrizione, tipo lo devo pagare. Non so, così quel giorno vi ricorderà anche che dovete pagare il dentista. E poi dopo, non so, oppure trova un orario se hai già altri impegni in quella giornata. Se vuoi una notifica, te lo puoi sapere se te lo deve notificare delle ore, dei giorni prima o addirittura delle settimane prima. Una volta impostato, diciamo che te lo deve ricordare mezz'ora prima, salvi l'evento e te lo ritroverai nel giorno in cui l'hai salvato. Adesso vediamo come si fa a inserire il calendario condiviso, quello del body painting eventi. Ed eccoci qua. Per aggiungere il calendario del body painting, basta andare sul mio profilo, e l'ho messo pubblico, e cliccare sul link che ho allegato. Guardate un po' cosa accade. Vi apre il vostro calendar e vi chiede: volete aggiungere questo calendario ai vostri calendari? Tac, e lo aggiungete. E qui, magicamente, avrete un altro calendario, un calendario dove voi potete interagire, ma un calendario dove voi potete vedere quello che accade senza dover condividere le vostre cose pubbliche. Se voi guardate adesso che c'è questo, se noi andiamo a vedere al 29 di giugno, noi vedremo, io l'ho messo questo qui, quindi posso farvi vedere solo questo, non vorrei fare pubblicità occulta, ma è proprio l'unico che c'è in questo momento. 29 di giugno, se cliccate sopra, vedrete tutto. Guardate quanto è figo.
Bologna Body Painting, 29 giugno, il programma e tutto quello che io ho inserito, addirittura il link che vi riporta al sito dell'evento. Potete mettere le pagine social, tutto quello che volete, perché volete, potete anche aggiungere dei link e non vi dovete preoccupare, ok? Perché questo calendario è pubblico, ma solo questo, quindi solo se scrivete in questo calendario renderete pubblico. Oltre al fatto che comunque sia, io ho spuntato nelle impostazioni, perché qui vedi, anche qui ti dice che puoi anche inviare risposte, partecipare, videochiamate e roba del genere. E comunque io nelle impostazioni ricevo sulla mia mail, lo potete impostare anche voi, io l'ho impostato, una notifica che subito ti dice se qualcuno ha aggiunto un evento, se qualcuno ha condiviso qualcosa su questo calendario. Se mi inserite il dentista, me ne accorgo e vi accorgo e vi avverto subito, ok?